quando nel 1941 Orson Welles, giovanissimo e già molto noto perché aveva terrorizzato gli Stati Uniti d'America con una trasmissione radiofonica nella quale si parlava di tutt'altro, all'improvviso interveniva dicendo che c'era una notizia drammatica che doveva comunicare, che erano i marziani o quello che erano, gli extraterrestri che erano sbarcati in California, e la gente l'ha presa sul serio la faccenda, la radio era naturalmente estremamente importante, stiamo parlando di prima, o meglio, la televisione era già stata inventata, però non era naturalmente utilizzata, da noi arriverà nel 54 e verrà usata normalmente e conosciuta da tutti alla fine degli anni 40 negli Stati Uniti, nella seconda metà degli anni 40, quindi stiamo parlando di qualcosa di precedente, aveva terrorizzato tutti, era famosissimo. Era un grandissimo attore teatrale, già illustrato, regista teatrale, tutto quello che si vuole, e lo chiamarono a Hollywood e lui propose di fare un film che era ispirato alla figura di un grandissimo uomo dei media, come si direbbe adesso, uno di quelli che aveva in mano l'informazione da decenni, addirittura dal 1898 e prima, da quando c'era stata la guerra contro Cuba, per la liberazione di Cuba contro gli spagnoli, e quindi un uomo in qualche modo superiore, ma molto discutibile da molti punti di vista, e che aveva influenza sulla politica americana, anche se personalmente non era mai riuscito ad aspirare più che una volta, credo, alla carica di sindaco di New York, andando a finire anche male, perché una cosa è essere straordinari da un certo punto di vista e l'altra è quella di riuscire a portare questa eventuale straordinarietà anche in altri campi, per esempio in quello politico. Ma tutto questo è una digressione. Capita allora che la figura alla quale si ispira Orson Welles è quella di William Randolph Hearst, che lo trasfigura e lo rappresenta come John Foster Kane, che è il protagonista di questo film straordinario. Ora, quello che succede è che questo film, che è considerato da tutti se non il più bello in assoluto della storia del cinema, cosa che io in qualche modo posso arrivare a contestare, è da moltissimi punti di vista una rottura, un lavoro eccezionale, straordinario, perché implica delle diversità rispetto a quello che precedentemente veniva fatto da moltissimi punti di vista. Intanto si tratta di una storia effettivamente del Novecento, per quanto, come ho detto, Randolph Hearst si fosse già illustrato a fine Ottocento, ma è una storia del Novecento che rappresenta un mondo, quello dei media, come si diceva precedentemente. Per lui opera Randolph Hearst soprattutto nel campo delle radio locali e nazionali, e soprattutto nel campo dei giornali, impostando un certo tipo di giornalismo molto particolare che ha grande successo e che è in qualche modo in concorrenza con quello che nello stesso periodo, pressappoco nello stesso periodo, veramente era un po' precedente, ma comunque aveva messo in piedi Pulitzer, avete presente il premio Pulitzer, eccetera, quella. Pulitzer, per inciso, era un signore ungherese che era venuto a combattere nella guerra di secessione in America e aveva approfittato del fatto che i combattenti europei che si erano schierati con il Nord avevano ottenuto susseguentemente la cittadinanza americana, era un po' il compenso, se arrivavano vivi alla fine della guerra gli davano la cittadinanza americana, chi lo meritava naturalmente, non ai delinquenti e così via, e quindi aveva impostato un certo tipo di giornalismo che aveva avuto molto successo, impostato anche su quello che noi chiameremmo alla fine il gossip, ma elevato. Dopodiché c'è questo tipo di giornalismo che è quello di William Randolph Hearst. Ecco, dicevo, allora il film è una pietra miliare perché da un punto di vista tecnico, soprattutto da un punto di vista tecnico, importa dei cambiamenti. E rappresenterò questi cambiamenti in una frase che disse appunto Orson Welles ai tecnici che lo seguivano. I produttori, che avevano investito notevolmente sul film e che avevano timore delle sue peregrinazioni mentali, perché era capace di pensare una cosa e realizzarne un'altra, come fanno i geni naturalmente, ecco. Gli avevano messo come collaboratori tutti i migliori, quindi il migliore sceneggiatore con lui, il migliore coreografo, il migliore scenografo, il migliore fotografo, tutti i migliori, in assoluto, assolutamente. Allora lui a un certo momento arriva sul set, e questa è la frase che rappresenta un po' tutto, arriva sul set e dice al fotografo, che era un pluripremiato Oscar, dice: adesso facciamo questa scena, si svolge così. E il fotografo gli dice: ma
non l'ha mai fatto nessuno. E risponde, lo faccio io. Poco fa mi ha telefonato Antonino Mascari. Antonino è un esempio, ha 84-85 anni, vive a Palermo adesso, è un esempio di quel tipo di siciliani, dei quali ho altre volte parlato, di grande livello, di alto livello indubbiamente, perché sono molto intelligenti, molto. Lo dimostrano, beh, evidentemente non tutti, perché chiaro, ma quelli che sono così e che trovi in ogni categoria di persone, perfino naturalmente nella delinquenza, i più grandi mafiosi, per carità, ma che sono di questo livello, sono un livello straordinario. E per dire, ho sempre sostenuto, posso dimostrarlo quando si voglia, che per esempio la letteratura italiana, se non ci fossero i siciliani, escludendo il periodo toscano, diciamo, Dante, Boccaccio, Petrarca, quello che volete, diciamo toscano, escludendo quel periodo lì, la letteratura italiana non esisterebbe senza i siciliani. Anche quelli che non credete voi che siano siciliani, lo sono. Faccio l'esempio locale nostro, del più grande narratore, non scrittore, del secondo Novecento, che è stato Piero Chiara, luinese, nato a Luino. Uno dice è un lombardo, il padre era siciliano e il padre gli ha insegnato a raccontare, e come lui stesso ha scritto infinite volte, gli diceva ora ti conto un fatto, dopodiché lui ha imparato a dire come si devono contare i fatti e poi scrivere, ecco, diceva, ed era siciliano, era arrivato a nord perché dopo l'unificazione d'Italia naturalmente molti meridionali erano venuti a nord facendo soprattutto i doganieri. Quindi venivano mandati nelle zone di frontiera. E dopodiché c'è tutta la storia sua, ma comunque era siciliano. E tantissimi altri, un'infinità altri che non si crede che lo siano, lo sono. Ora, tutto ciò detto, Mascari è un uomo molto divertito e divertente. Racconterò un episodio breve per rappresentarlo. Capita che sia un alto funzionario di un banco, sia arrivato ad essere un alto funzionario di un banco che non dirò, di cui non dirò, ma si capisce il nome. Ora che cosa succede? Che viene ad avere una situazione di contrasto con il direttore generale, che lui considera naturalmente un cretino. E insomma decide a un certo momento, parla con la moglie, parla con la famiglia, dice senti, posso anche andare in pensione, no? Ho raggiunto un livello tale per cui la pensione è quella che è, vabbè, me ne vado. Dice, però mi devo togliere una soddisfazione. E quindi il giorno dopo sale all'ultimo piano del palazzo dirigenziale di questo banco e superando le opposizioni delle segretarie che gli dicono ma non ha appuntamento, dottore, non ha appuntamento, come si fanno in questi casi qua, apre la porta e entra dove c'è il direttore generale. Quello lo guarda così stupefatto e lui chiude la porta, si occupa di chiudere la porta, entra e gli dice senta, volevo avvertirla che fra 2 minuti consegno la lettera di dimissioni. E la ragione è questa, lei è un cretino. Si gira e va via. Quello comincia a gridare da dentro, no? Naturalmente. Come si permette, eccetera. Lui chiude la porta, ma mentre passa davanti alle segretarie, queste si accorgono che dentro quello là sta gridando, no? Allora gli dicono, ma scusi, ma il direttore generale gli fa, guardi, l'ho avvertito che dopo le dimissioni è disperato. Sostengo che l'anno della mia consapevolezza sia il 1996, per varie ragioni. Era appena morto mio padre, l'anno precedente, alla fine dell'anno precedente. Ma questa fu una ragione, indubbiamente, perché mi dette modo di pensare. Poi iniziai a fare un mestiere che mi piacque moltissimo, che era quello del formatore. Andavo a Pavia, come se andassi all'università a insegnare. Per tutto l'anno ho effettivamente tenuto dei corsi di formazione senza sapere assolutamente nulla della materia nella quale andavo formando le persone che venivano al corso.
questo è un modo straordinario di fare le cose, secondo me. Cioè, il modo migliore è quando stai spiegando qualcosa della quale non sai assolutamente niente, perché man mano che la spieghi, la ragioni, ti vengono in mente delle cose, delle idee, formidabile. D'altra parte Montanelli aveva sostenuto che il grande, veramente grande giornalista era quello che riusciva a spiegare una cosa che non conosceva affatto, che non sapeva, quindi siamo sulla stessa linea, ma io l'ho verificato. Allora, la terza ragione per la quale il 96 fu l'anno della consapevolezza fu perché il 30 di gennaio uscì il primo numero del Foglio di Giuliano Ferrara, e io per una ragione particolare avevo scoperto che si parlava naturalmente delle elezioni americane con corrispondenze dagli Stati Uniti. Era l'anno in cui venne confermato Clinton, nel 96, scoprì, vidi che venivano scritte delle imprecisioni, mandai dei fax, da lì poi nacque la mia rubrica Pilloleria, ma l'ho già raccontato altre volte, immagino, e se no lo racconterò più avanti. E quindi queste tre cose messe insieme fecero in modo che io arrivassi ad essere consapevole di determinate mie capacità, che c'erano da sempre, naturalmente, da quando avevo un anno e mezzo, ma insomma, poi le ho sviluppate ulteriormente per qualche decennio, siamo ancora qua, e le svilupperemo. Ma dicevo, è molto importante anche l'inconsapevolezza. Io uso dare dell'inconsapevole a certi individui, a certe posizioni prese da determinati individui, e l'ho in particolare raffinata questo mio modo di fare, usandola nei confronti di quanti appoggiano in qualche modo le politiche di sinistra, le ideologie, diciamo, marxiste e comuniste, che sono millanta, sono un numero infinito, e mi capitò la prima volta, per la quale poi affinai la faccenda, fu in una campagna elettorale nella quale c'era una lista che appoggiava il candidato di sinistra, che era evidentemente di posizioni appunto marxiste e leniniste, non volendo esternarsi come tale. Allora scrissi e poi dissi, perché lo incontrai successivamente, al leader di questa lista di appoggio, cioè lei è un comunista inconsapevole. A che quello scrisse dicendo che non era vero, ma lasciai perdere, ma mi capitò di incontrarlo. E questo mi avvicinò e disse, ma guardi che non è assolutamente così. E io gli ho risposto, lo vede che ne è inconsapevole? Sono perfettamente cosciente del fatto che quando scrivo qualcosa, ma come chiunque altro naturalmente, affermo qualcosa, ricordo qualcosa perfino, ma insomma questo qualcosa poi viene da me spedito a 10, 20, 30, 40 persone, sono perfettamente cosciente del fatto che quelle 10, 20, 30, 40, 200, esageriamo, persone leggeranno 10, 20, 30, 40, 200 cose diverse. Le stesse precise parole diranno loro cose assolutamente diverse. Perché conta ovviamente assolutamente quello, la persona che scrive, ma conta moltissimo la persona che legge. Quali sono il suo modo di vedere la vita, l'educazione, il ceto sociale, la classe, che un po' sarebbe un po' la stessa cosa, la religione, mamma mia la religione quanto importa, il fatto che sia credente o meno, che possa essere musulmano per dire, tutto, il contesto, il momento, qualsiasi cosa. Ecco, quindi so benissimo che accade che quello che io sto dicendo venga interpretato coerentemente alla figura del lettore. Questo mi fa venire in mente, succede, ecco, quindi poi dopo c'è questo collegamento, succede perfino, non poche volte, che la persona che legge interpreti quello che viene detto, è successo una volta in una conferenza, ne parlerò fra poco, ma succede normalmente nelle conferenze, che una persona o più persone vadano oltre quello che lo stesso autore del testo o colui che sta parlando, comunque conferenziere, intende effettivamente dire, talmente oltre da svelargli qualcosa alla quale non aveva pensato, e che è un'implicazione che può essere determinata, sì, sarà determinata dalla persona che commenta,
ma che poi può essere anche in qualche modo effettivamente considerata interessante. Tu hai visto La famiglia dietro le scuole, film gigantesco. Nel pre-finale della famiglia, lui, il protagonista, che è Vittorio Gassman, eccezionale, soprattutto nel finale, beh anche prima, ma di più nel finale, sta andando verso dove ci sono tutti i parenti che lo aspettano in casa, perché festeggia gli 80 anni, no? E mentre va, dice: oggi compio 80 anni, dicono sia l'età più bella. Ma adesso tu devi pensare che io questo film l'ho visto nel 90, no, 87, cosa sto dicendo? Ettore Scola, regista, sceneggiatore, con altri, la sceneggiatura, d'accordo, ma un film che mi ricordava la casa, perché si svolge tutto in un appartamento praticamente, è la storia di una famiglia da quando comprano questo, quando i protagonisti, che poi saranno i protagonisti di tutta la vicenda, e soprattutto Gassman, che è quello che porta avanti tutto, è giovane, e la famiglia ha comprato, i nonni hanno comprato nel quartiere Prati, che veniva costruito agli inizi del Novecento, mamma mia, all'inizio del Novecento, perché era un quartiere dove avrebbero dovuto trovare alloggio confortevole, decisamente confortevole, perché è un quartiere al di là del Tevere, ma di un certo livello. Dovevano trovare alloggio confortevole gli impiegati, siamo nel periodo susseguente naturalmente alla caduta di Porta Pia, che è nel 1870, 20 settembre, e per conseguenza anche naturalmente tutte le strutture dello Stato, la capitale che si era trasferita da Firenze, dove era per il momento, per un certo periodo, passata da Torino, fino a Roma, si stava strutturando definitivamente, e quindi venivano assunti impiegati, funzionari, che ne so, qualsiasi persona che comunque lavorasse nell'amministrazione pubblica. E quindi c'era necessità di edificare questo quartiere, cioè si decise di edificare questo quartiere. E la storia è quella appunto dei nonni del protagonista poi principale, che sono entrati in questa casa in Prati, è una via dedicata ad uno degli Scipioni, credo che sia Scipione Emiliano. E a un certo momento comincia questa storia, va bene, si articola fino a quando appunto il protagonista principale, che viene seguito nei momenti della giovinezza, degli innamoramenti, ma sempre in casa, con riferimenti esterni che vengono fatti per esempio attraverso, da quando nel 54 guardano la TV, perché prima non c'era, continuo a dirlo, si articolano attraverso anche dei riferimenti a vicende esterne che vengono narrate perché le si vedono in TV, allora qualcuno ne discute, eccetera. Comunque una famiglia molto allargata, le zie, eccetera, ho detto 100 volte eccetera, resta il fatto che alla fine si arriva quando il protagonista compie 80 anni e dice quella frase che ho detta. Fra l'altro io sono un imitatore di Gassman, adesso reciterò per voi una parte di quello che è secondo me il più grande componimento poetico di Pascoli, che non è affatto quelli, non fa parte affatto di quelli che tutti quanti conoscono, ma è Alexandros, da Poemi conviviali. Vediamo come mi viene con la voce di Gassman, almeno una parte. Appella quando nelle lunghe sere inseguivamo, mio capo di toro, il sole che più lungi ardea come un tesoro. Figlio d'Aminta, tu non sapea di meta quando d'Appella ti partisti. E va avanti lunghissimamente. Non mi è venuta molto bene, la faccio anche molto bene.